Ciao a tutti ragazzi e soprattutto bambini, io sono il Mago Harry e vi do il benvenuto in un nuovo video. Ebbene sì, ho salutato nello specifico i bambini perché questo video è dedicato proprio a loro. Quindi vi mostrerò le 5 magie per bambini più famose di sempre. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulle mie pagine social Facebook e Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Partiamo con la prima. Tutti i maghi che si rispettino non possono fare a meno della bacchetta magica. Io ho sempre amato il colore rosso e... sì, in effetti questa non è una bacchetta rossa, ma basta passarla tra le mani per farla cambiare di colore. Non mi piace, posso farla tornare nera? No, forse era meglio il rosso, sì, era meglio... no. Forse è meglio lasciarla con il suo colore naturale. La seconda magia che vi voglio mostrare è quella del libro degli animali. Sì, in effetti qua non ci sono tanti animali, anzi le pagine sono completamente bianche. Dovrei imparare a disegnarli, soltanto che io in disegno sono proprio una frana. E allora mi sono detto, perché non provare con la magia? Ebbene sì, basta pensare a tutti gli animali della giungla. Sì bimbi, anche voi insieme a me a casa, pensiamo a tutti gli animali della giungla e con un gesto magico notiamo che all'interno del mio libro sono apparsi tutti i disegni degli animali. Sì, in bianco e nero, non sono un granché, vero? E allora mi son detto, pensiamo a tutti i colori che ci vengono in mente, proprio tutti. Quindi il rosso, il giallo, il verde, l'azzurro. E con un altro gesto magico, notiamo che i disegni del mio libro si sono completamente colorati. Ma siccome la magia è una pura illusione, basta un altro gesto magico per far tornare tutte le pagine del mio libro completamente bianche. Fantastico, no? La terza magia è quella di foulard camaleonte. Proprio così, sopra questi due foulard ci sono due camaleonti. E cosa fanno di solito i camaleonti? I camaleonti hanno la capacità di cambiare colore. E sì, so cosa state pensando. Noi in realtà non li vediamo perché sono invisibili, ma basta dire la parola magica, camaleonda camaleontis, per notare che i foulard hanno cambiato completamente colore. Come quarta magia vi voglio mostrare questo sacchetto magico e il suo interno è assolutamente vuoto. Nel mio taschino ci sono dei fazzoletti colorati, uno di colore giallo, uno blu e uno rosso. Prendiamo il primo fazzoletto, lo mettiamo all'interno del sacchetto, il secondo quello blu e anche il terzo quello rosso. E mi raccomando, adesso facciamo un gesto magico e diciamo la parola magica per eccellenza, abracadabra. E per notare che in realtà no, non è successo proprio un bel niente. Allora anche voi da casa bambini, tutti insieme, 1, 2, 3, abracadabra, un gesto magico. E notiamo che all'interno del sacchetto i fazzoletti si sono completamente legati. Quinta e ultima magia, per chiudere in bellezza, torna all'oggetto magico per eccellenza, la bacchetta magica. All'interno di questo vasetto nero c'è una pianta di fiori stupendi, veramente bellissima, e che noi non siamo in grado di vederla perché è invisibile, ma basta un gesto magico per far sì che la pianta appaia ai nostri occhi. Bene, queste erano le 5 magie per bambini più famose di sempre. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se le conoscevate già e se volete vedere altri video dedicati alla magia per bambini. Qualche giorno fa sulle mie pagine social Facebook e Instagram ho lasciato un post dove annunciavo che avrei prodotto questa serie dedicata ai bambini. E ho detto che coloro che avrebbero commentato questo post potevano richiedere di salutare i propri bambini alla fine di questo video. Quindi oggi devo salutare Erika Dessì di 10 anni da Sant'Antioco, Leonardo e Francesco Puddu di 5 e 10 anni da Selargius e Gabriele di 6 anni da Cagliari. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno commentato questo post, siete stati davvero tantissimi e vi prometto che nei prossimi video saluterò tutti quanti, tranquilli. Se volete che saluti i vostri bambini nei prossimi video della serie, mi raccomando lasciate un commento sotto questo video scrivendo il nome, l'età e la città di provenienza. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulle mie pagine social Facebook e Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi e un magico saluto dal Mago Harry, ta-da!